Codemasters ha deciso di ravvivare l'ormai desertificato genere dei giochi di guida arcade con On Rush, un titolo che è una sorta di via di mezzo tra Motorstorm e Burnout. Noi l'abbiamo provato di nuovo a Milano per un paio d'ore e vi raccontiamo tutto quello che abbiamo scoperto in questa nuova video anteprima. In On Rush non si usano veicoli reali, si può scegliere tra moto, buggy o automobili. Ognuna di queste tipologie ha statistiche proprie e garantisce vantaggi di vario tipo. Le moto, per esempio, possono attraversare scorciatoie uniche dove le auto si schianterebbero, mentre buggy e auto risultano meno rapide ma più solide e gestibili. Le modalità ricordano però più quelle degli sparatutto che vere e proprie gare, visto che non vince chi arriva primo al traguardo. Infatti, la modalità base è Overdrive. Qui due squadre da 6 giocatori devono riempire una barra dedicata del punteggio e per farlo sono costretti ad attivare il più possibile il turbo e il rush, ovvero una versione potenziata del proprio turbo. Per mantenere il turbo è necessario eliminare veicoli neutrali che compaiono in continuazione, eseguire acrobazie o salti o distruggere nemici. Invece, per riempire la barra del rush, bisogna concentrarsi sulle caratteristiche del proprio mezzo, visto che ogni bolide ha una passiva legata proprio all'accumulo di questo tipo di energia. La modalità countdown, dal canto suo, è più incentrata su precisione e sopravvivenza. Per vincere, bisogna raggiungere il maggior numero di checkpoint per guadagnare secondi e se il timer va a zero, la squadra perde il round. Insomma, le battaglie tra veicoli sono il cuore pulsante dell'esperienza e per questo bisogna calcolare al millimetro le traiettorie per speronare o schiacciare i nemici. Codemasters ha costruito l'intero modello di guida attorno alle collisioni e all'uso costante del turbo. La scelta di un mezzo costringe a mutare completamente l'approccio alle gare e quando si viene distrutti si ritorna nella stessa zona delle altre macchine. Inoltre, si può selezionare uno qualunque degli altri veicoli, a patto che la modalità ne permetta l'uso. Un gameplay di questo tipo risulta spassoso e persino la campagna single player regala delle buone sensazioni, nonostante un'intelligenza artificiale non molto brillante. Quando si gioca online, gli scontri si fanno però ancora più esaltanti e i ribaltoni durante le sfide rappresentano la normalità. Le ultime due modalità in particolare sono perfette per il competitivo. Switch è particolarmente un deathmatch con vite limitate in cui tutti partono in sella a una moto con tre vite e devono cambiare mezzo a ogni morte. Lockdown, infine, è una sorta di conquista ad alta velocità divisa in round dove bisogna mantenere il controllo di una zona circolare in movimento. Le piste sono già molto curate e piacevoli e i mezzi davvero ben caratterizzati, ma è evidente che un rush potrebbe guadagnare molto da qualche modalità pista e scelta aggiuntiva. On Rush punta tutto sulla guida violenta e il divertimento senza freni, cercando anche di trasformare l'elemento competitivo dei giochi di guida. Resta però da vedere come verrà accolto un titolo di questo tipo da una community sempre meno interessata allo stile di guida arcade.